Bentornati, bentrovati, benvenuti a Citofonare Rinolfi, l'ultima pagina della nostra giornata, della nostra puntata è dedicata alla questione forse più seria di tutte, perché implica incroci tra la libertà delle religioni, il rispetto per le religioni, la libertà d'espressione, la grande politica internazionale. Insomma, noi siamo la radio della città di Roma, Radio Yes, ma anche di una Roma caput mundi, che guarda alle cose che avvengono con l'occhio di chi vuole capire. Insomma, proveremo a capire una questione forse più grande di noi, perché è veramente estremamente complessa, con chi può darci una mano. Come sapete, la ripubblicazione di alcune vignette satiriche sul settimanale Charlie Hebdo in Francia ha provocato la decisione di chiudere ambasciate e scuole in ben 20 paesi, pensate. Parigi ha fatto questa scelta perché ci sono ovviamente i timori per le eventuali conseguenze per cittadini francesi e francofoni. Ma noi per parlarne abbiamo in diretta al citofono Ettore Greco, il direttore dello IAI, l'Istituto degli Affari Internazionali. Ci sei, Ettore Greco? Sì, buongiorno. Eccoci a lei. Qua, buongiorno. Allora, siamo dentro proprio un territorio delicatissimo, dove la libertà di espressione si scontra con la grande politica internazionale, il rispetto delle religioni. La fotografia da scattare qual è? In sintesi, siamo di fronte a due estremismi, quello islamofobo e quello occidentale, che evidentemente, come abbiamo visto, si fanno eco, si alimentano vicendevolmente, con il rischio abbastanza palese di una escalation, cioè di un aggravamento progressivo delle tensioni e dei conflitti, che si possono anche trasferire a livello di conflitti internazionali. La speranza, spezzare questa spirale non è facile, perché evidentemente entrambe le parti sono interessate a fomentare lo scontro. Ora i poteri pubblici dovrebbero in qualche modo cercare di contrastare questa spirale, però si trovano in difficoltà. In Occidente, perché, come si è visto anche in questi giorni, c'è un attaccamento e una volontà di difendere alcuni principi fondamentali, tra cui quello della libertà di espressione. E per fortuna non abbiamo visto finora degli episodi di censura, anche se i dirigenti politici in Occidente hanno espresso preoccupazione, ovviamente, e anche criticato o stigmatizzato queste pubblicazioni islamofobe. Obama è proprio preoccupatissimo, perché esatto, da queste cose passano pure le sue. E quindi siamo in imbarazzo e siamo in difficoltà a conciliare questi due aspetti. Dall'altro, nei paesi arabi abbiamo delle più o meno nuove leadership a seconda dei paesi, che fra l'altro in generale hanno difficoltà a tenere sotto controllo il loro paese, che c'è una grande crisi economica, per esempio in Egitto, ma anche nel Nord Africa in generale, e devono tenere conto naturalmente delle opinioni pubbliche, tanto più che si tratta in alcuni casi di partiti ormai, diciamo, di connotazione islamica al potere. E quindi siamo in un momento di estrema difficoltà. E quello che poi è scaduto ieri è che i francesi sono stati costretti, come loro obbligo naturalmente, intanto a tutelare la sicurezza dei loro concittadini all'estero, e quindi a prendere queste misure precauzionali che hanno, come lei ha ricordato, riguardato ben 20 paesi, riaffermando però nel contempo sia la condanna per queste pubblicazioni, sia però molto chiaramente, mi sembra, lo abbia fatto sia il ministro degli esteri che il primo ministro francese, che comunque verrà difesa la libertà di espressione e di stampa. E io ho fatto una domanda ai nostri radioascoltatori e telespettatori anche sul Digitale Terrestre, canale 635. Ancora non avevo fatto il saluto con la manina, quindi lo faccio adesso. Ho fatto questa domanda: la libertà d'espressione deve subire il ricatto fondamentalista? Una domanda forse tagliata, ma questo è Twitter, quindi non avevo spazio per argomentare più di tanto. Alfredo Ferrante risponde no, semplice. Matteo Rossi dice no, vale anche per le bestemmie al Grande Fratello. Prevalgono molto, diciamo così,
così, quelli che tifano per la libertà d'espressione. Io stamattina sono stato ospite di Radio 24, i concorrenti, ma era alle 6.35, quindi si può fare, e ho detto che invece, insomma, come ci si misura con i limiti dentro, insomma, io faccio il giornalista, so che in Italia no, si misurano sempre le cose che si scrivono anche rispetto alle esigenze editoriali, inevitabilmente. Forse questa misura deve riguardare anche, a maggior ragione, quando si entra dentro a grandi problematiche internazionali. Sbaglio a dire questo? No, sicuramente. Teniamo presente che a livello europeo, in modo particolare, ci sono dei principi che tutti rispettiamo e che sono anche codificati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e uno di questi naturalmente è la libertà di espressione. Ci ho detto, naturalmente, nell'ambito di questi, del rispetto di questi principi, ciascuno Stato ha le sue regole che devono però rientrare in questi parametri. E quindi, per esempio, sappiamo che negli Stati Uniti la libertà di espressione è quasi assoluta, diciamo, non è tutelata come un principio sacro e fondamentale. In altri paesi ci sono delle maggiori eccezioni per quelle che sono considerate delle pubblicazioni oltraggiose o appunto che offendono gravemente la religione o le credenze degli individui, eccetera. E quindi, come il caso tipico che abbiamo proprio sotto gli occhi di ieri, è quanto è stato dichiarato dal ministro degli esteri Fabius, che ha detto appunto: noi siamo preoccupati, non interveniamo con la censura, però se c'è qualcuno che si sente offeso si rivolga alla magistratura, ci sono delle leggi che quindi in ogni caso tutelano contro queste, quando queste pubblicazioni diventano particolarmente offensive. E naturalmente qui i criteri variano, ma fondamentalmente gli Stati, in particolare quelli europei e occidentali, sono tenuti ad attenersi ad alcune norme fondamentali, fra cui quella della libertà di espressione. La Francia ha chiuso le ambasciate in 20 paesi, il che fa pensare che la mappa dei paesi a rischio sia piuttosto estesa, insomma, no? Esatto, infatti sono paesi che appartengono a diversi continenti, abbiamo appunto l'Egitto, ma anche l'Indonesia, la Tunisia non è stata resa nota, mi sembra di poter dire, per ragioni comprensibili, l'elenco di questi paesi, e in più riguarda vari tipi di edifici e di attività, diciamo, non solo quindi le ambasciate, i consolati, ma anche le scuole francofone, le scuole, i centri culturali, eccetera. È chiaro che si sente nell'obiettivo di questi gruppi estremisti che hanno agito varie volte in tutti questi paesi che ho citato, e questo è, ripeto, però un obbligo dello Stato, del governo, di garantire la sicurezza dei propri cittadini. Quindi, siccome ho radioascoltatori molto, che hanno degli elementi di intelligence, diciamo, che segnalano questi rischi, e sono tenuti ad agire, anche se può sembrare, diciamo, una concessione o un cedimento. Dicevo, siccome ho radioascoltatori molto intelligenti, c'è uno, Lone Wolf, si firma con un nickname, che fa una metafora interessante. Dice: no, vabbè, la libertà di espressione va tutelata, ma è come fare scherzi a un amico permaloso. Non è divertente e alla fine risulta solo essere una provocazione inutile. Non è male come immagine questa. No, ma questo è assolutamente condivisibile. C'è una totale irresponsabilità di questi settimanali, pubblicazioni, eccetera, che poi cercano pubblicità, fondamentalmente, sì, insomma, che in alcuni casi, appunto, come nel caso della pubblicazione satirica francese, che peraltro è specializzata in satira antireligiosa a 360 gradi e quindi fa un po' del politicamente scorretto il suo cifra, obiettivo, cioè, generale, ecco. Quindi ci sono anche questi interessi, diciamo, più commerciali, anche se naturalmente lì si tratta di un oltraggio a Maometto, quindi direttamente al capo della religione, non tanto a capi religiosi, eccetera, quindi non è paragonabile neppure alle offese che si fanno al Papa, a mio avviso. Comunque a Gesù l'hanno fatto un po' di tutte, diciamo, insomma, le vignette, sì, su Gesù si sprecano dalla notte dei tempi a Vauro, per capirci, certo, insomma, ecco, per cui. Qui vorrei dire una cosa che forse non è stata detta abbastanza, ma è un po' una guerra simmetrica in un certo senso, perché nel caso di Gesù, come è noto, i musulmani ritengono che Gesù sia un inviato di Dio, e quindi come tale lo onorano e lo venerano diversamente dai cristiani, sì, ma comunque, quindi, diciamo, questo è molto avvertito e si sottovaluta questo aspetto teologico, diciamo, culturale, che invece i musulmani hanno molto presente.
che tende a scomparire da questo dibattito. Vabbè, quindi è una guerra simmetrica in un certo senso. Detto questo, poi ci sono, e dell'aspetto molto più importante, queste invece pubblicazioni, questi gruppi che usano naturalmente anche internet e altri strumenti nuovi, diciamo realmente nuovi, per diffondere questi messaggi che fondamentalmente sono messaggi appunto di odio e anche un po' razzistici. Quindi è giusto questa, diciamo, mi sento di condividere la metafora, pienamente quello, sì, che l'ascoltatore dice. Perfetto, io ringrazio Ettore Greco che ci ha dato questa illuminante fotografia. Grazie, ci risentiremo sicuramente in altre occasioni. Grazie al direttore dello IAI.